Permesso. Wilson. Sei in casa? Eccoti finalmente. Mancavi solo tu. Scusami, ho avuto un contrattempo. Non ti preoccupare. Lasciami la giacca e raggiungi gli altri. Comunque bravo per la promozione. Grazie mille. È un peccato che non l'abbia ricevuta tu. Sì, un peccato. Salve a tutti. Buonasera. Eccoti finalmente. Scusate il ritardo. Ora ce n'è in più. Sei contenta, Virginia? Sei di solito idiota. Ma invece di parlare, non possiamo iniziare a mangiare? Iniziate senza il padrone di casa. Oh, caro mio. Comunque, fratello, è veramente buona questa pasta. Condivido, è davvero ottima. Ringraziate Virginia, e lei la cuoca. Brava, cara. Allora sai fare anche la donna, oltre che la segretaria. Certo, Jack, io a differenza tua faccio qualcosa nella vita. Oh, la donna si fa rispettare. Ragazzi, cerchiamo di andare tutti d'accordo. Ci vorrebbe un po' di musica per calmare gli animi. Bella idea, Charles. Potresti usare il mio pianoforte di là in stanza. Allora, Wilson, come ci si sente ad aver ottenuto la promozione? Anche se sappiamo che la meritava Charles. Ragazzi, non è colpa mia se il grande capo ha visto delle doti innate in me. Io non sono mica stato assunto perché ho un bel fondoschiena. Adesso non ti ci mettere pure tu, branco di maschilisti. A quando il fidanzamento ufficiale? Ma fammi il piacere, no? È più facile che si sposi Charles. Signori, accendete la luce, Wilson approfitterà del buio per avventarsi su Virginia. Lascia stare, Jack, io a differenza tua sono un gentleman. Oh mio Dio, Frank! Cosa è successo? Jack! Fratello mio! Fate qualcosa! Chiamate l'ambulanza! La polizia! Il telefono è staccato. Non funziona. Dobbiamo andarcene di qua. Subito. No! Nessuno si muove da questa casa. L'assassino potrebbe essere chiunque. E mentre aspettiamo che la linea torni, vado a fare un goccetto per tranquillizzarli. Di fumare. Molto freddo. Com'è potuto succedere? Non avete visto nulla? Niente. Che cosa sta succedendo? Mi prendevo il collo. Wilson, ti prego, fai qualcosa, aiutalo. Ci sto provando, cazzo, ma non ci riesco. Chi sarà il prossimo? Non intendo stare un secondo di più in questa casa. Dove pensi di andare? Perché stai scappando? Sei stato tu, io lo so. Dimmelo. Wilson! Dimmelo! Wilson! È per il lavoro, eh? Hai ucciso mio fratello! Hai ucciso Jack! Cerca di essere razionale, Wilson.
Sai che io non potrei mai fare una cosa del genere. Stai zitto! Wilson, smetti! Bastardo! Hai ucciso Jack! Sei stato tu! E ora farei la stessa fine! Wilson! Wilson, amore, è tutto finito. Dammi la pistola. Bene, bene. Ora che siamo rimasti soli di te, ora potrei sapere la verità. Cosa intendi? Non ti seguo. Lo sai bene cosa intendo. Pensaci, tesoro. Sei impazzita. Non ti riconosco. In realtà non sono mai stata così bene in vita mia. Ma... quindi... sei stata tu? Perché l'hai fatto? Perché? Perché mi avete sempre trattato di merda, voi uomini maschilisti, con le vostre battute sconce. Ho voluto farvi fuori tutti, uno dopo l'altro. Per primo ho approfittato del blackout per uccidere Frank. E per secondo è stato facile uccidere quello sporco ubriacone di Jack. È bastato mettere del veleno nel suo liquore. E poi, infine, caro Wilson, per te, Charles, non mi sono nemmeno dovuta sporcare le mani. Avete fatto tutto da soli. E avete facilitato il mio piano. Te sei pazza. Pensavo stesse nascendo qualcosa di serio tra di noi. Non dire stronzate. Per te sono solo una sgualdrina, una delle tante. Ma una sgualdrina che tanto ho sottovalutato. Ha ucciso 4 uomini da sola. Ottimo questo vino, per la vostra ultima cena.